Ehi, Rodney! Se vai a Robot City, dovrai riparare il tuo Wonderbot. Ho trovato il progetto, ora basta trovare i pezzi. Dai uno sguardo in giro e poi ci vediamo dietro il negozio del signor T-Ned. Aspetto qualcuno migliore. Ho di nuovo perso un dado orecchino. Ti sembro grassa? Sii sincero. Mi hai fatto perdere il filo del discorso. Cosa stavo dicendo? Scusa, ho la mascella arrugginita. Non riesco a parlare. Mi spiace, la mia mascella è così arrugginita che non si apre più. Devo farla oliare. Oh, adoro stare all'aperto. Sei tu, Rodney? È bello vederti. Ascolta, fammi un favore. Ho perso le chiavi da qualche parte. Me le potresti cercare, Rodney? Non hai ancora trovato le mie chiavi, Rodney? Hai cercato dappertutto? È così che in genere trovo ciò che perdo. Quando avrai la mia età ti stupirai di dove perderai le cose. Una settimana fa mi è caduta la prostata. Ehi, Rodney, sono contento che tu ce l'abbia fatta. Ora esercitiamoci a saltare. Vedi quelle casse? Puoi raggiungerne la cima saltando. Se ce ne sono di molto alte, usa il doppio salto. Se non ce la fai, tranquillo. Resterai appeso alla sporgenza e poi ti potrai sollevare. Yeah.
Ehi, Rodney, devi trovare quei pezzi per il Wonderbot. Dovresti prenderli usando le mosse di salto, doppio salto e acchiappa sporgenza. Ben fatto, figliolo. Hai trovato tutti i pezzi in quest'area. Sto andando al municipio, dove c'è ancora qualche pezzo. Raggiungimi quando puoi. Non pensare che sia una snob, ma ora non ho tempo per parlarti. Scusa, non sei il mio tipo. Mi dispiace, ma non ho tempo per chiacchiere inutili. Devo sbrigarmi, c'è una svendita proprio qua dietro. Bene, Rodney. È ora di provare le abilità che hai appreso. Salta sull'elevatore che ti porterà sopra i negozi. Quando avrai trovato tutti i pezzi del Wonderbot, portameli e cercheremo di farlo funzionare. Ben fatto, Rodney. Hai trovato tutti i pezzi. Vediamo di farlo funzionare. Eccoci. Rodney, sono orgoglioso di te. Che invenzione fantastica. Aspettavo un giorno così per darti un regalo. Ora devo lavorare, ma troviamoci al ristorante quando avrai montato i tuoi pezzi. Segui la traccia di rottami che ho lasciato per te. Wow! Scusa, ho la mascella arrugginita. Non riesco a parlare. Le ho mandato un mazzo enorme di rose meccaniche, ma continua a non parlarmi. Sono stressato.
sono rotta un'unghia stamattina. Sono troppo sconvolta per parlare. Nonostante le apparenze, sono molto impegnato. Scusa, ho la mascella arrugginita. Non riesco a parlare. Una bella pioggia laverebbe questa città come si deve. Che non so proprio che dire. Se non avessi così fame, parlerei volentieri. Rodney, devi imparare a badare a te stesso in città. Ti farò vedere come usare un lanciarotami. Tieni premuto il pulsante dell'inventario e ruota gli oggetti fino a selezionare il lanciarotami. Ottimo lavoro, figliolo. Quello è il lanciarotami. Lo puoi usare in due modi. Proviamo il primo metodo. Vedi quei piatti laggiù? Prova a romperli con il lanciarottami. Ottimo lavoro, figliolo. Il signor Gank forse dedurrà tutto dal mio stipendio, ma se ti è servito per imparare, ne sarà valsa la pena. Ora ti svelo un segreto. Esiste un secondo metodo per usare il lanciarottami. Vedi quel bersaglio dietro di me? Tieni premuto il pulsante per mirare e colpisci il centro per avviare il nastro. Ben fatto. Puoi usare il lanciarottami contro qualsiasi robot malvagio, ma avrai bisogno di rottami. Se li finisci, puoi usare la chiave, sebbene non sia così potente. Ah, ascolta, Rodney. Alcuni clienti si sono lamentati dei rumori che vengono dal retro. Ti spiace controllare? Ci vediamo davanti al municipio quando hai finito. La seduta di terapia è stata annullata, sono molto stressata, ti prego, va via.
Mia moglie dice che bevo troppo olio, ma che ne sa lei? Scusa, forse è meglio chiedere a un altro robot. Mi è rimasta della corrispondenza nella borsa. Sarà meglio che corra a consegnarla. Li hai trovati! Oh, bravo, Rodney! Ecco, questo è un premio per ringraziarti. Questo è un chip trucchi. Lo puoi usare con il Wonderbot. Basta selezionarlo dall'inventario. Ne dovresti trovare altri durante i tuoi viaggi. Perché non provi a raccoglierli tutti? Ma come sei entrato qui? Ottimo lavoro, Rodney. Sei pronto per andare. Solo un'ultima cosa. Il prezzo del biglietto. Nel municipio troverai dei rottami d'oro sufficienti per acquistare un biglietto. Bene. Vai e fai attenzione ai robot della sicurezza. Non amano chi va in giro in cerca di rottami perduti. Game over! Per te!
Ciao, ciao, robottino!
Se non avessi così fame, parlerei volentieri. Non siamo autorizzati a parlare con i passeggeri, ok? Hai visto il mio cane robot? È così carino! Ha un occhio solo e si chiama Ciucci! Mi spiace, la mia mascella è così arrugginita che non si apre più. Devo farla oliare. Se non avessi così fame, parlerei volentieri. Ehi, ragazza, dove credi di andare? La strada è chiusa per via della parata! Vai via da qui! Alcuni dei cataloghi che consegno sono davvero spaventosi. Ciao, Rodney. Quel rottame d'oro non ti ha ancora fatto un buco in tasca, vero? Non essere timido. Vai dal venditore e acquista il biglietto. Oh, adoro stare all'aperto. Mi hai fatto perdere il filo del discorso. Cosa stavo dicendo? Mi spiace. Il mio dispositivo vocale è messo male. Non dovrei parlare. Il mio dispositivo vocale è messo male. Non dovrei parlare. Una bella pioggia laverebbe questa città come si deve. È che non so proprio che dire. Scusa, ho mangiato del pessimo olio per pranzo. Non riesco a parlare. Non dovrei parlare con gli sconosciuti. Thank you.
Ai miei tempi non si faceva altro che chiacchierare. Ora la gente non lo fa più, ha sempre altro da fare. Io prendo la zuppa. Se chiacchiero troppo, iniziano a cadermi dei pezzi. Scusa, non posso parlare, mascella bloccata. L'unica mascella che ho trovato aveva una serratura e così si è bloccata. L'hai capita? Ho la schiena arrugginita. Mi fa troppo male per parlare. Invecchio ogni minuto di più. Pensi che abbia tempo per parlare con te? Ragazzino, ho tante storie da raccontarti. Oh, sì, ma non me le ricordo. Tu chi sei? È un dispositivo vocale in prestito. Non posso usarlo troppo. 140 anni fa questa città non era altro che un piccolo tostapane. Ai miei tempi non si faceva altro che chiacchierare. Ora la gente non... Una volta persi una mano durante una gara tra navicelle. Me la sono fatta rimontare subito per riprendere la gara. Un giorno cadrà la pioggia su tutti gli abitanti di questa città. Arrugginirà tutti, niente riuscirà più a muoversi. Ehi, non hai niente di meglio che spingere quell'affare! Un giorno cadrà la pioggia su tutti gli abitanti di questa città. Arrugginirà tutti. Mia moglie dice che bevo troppo olio, ma che ne sa? Sai una cosa? Ci sono un sacco di cose utili sparse in giro per la città. Ehi, sto parlando con te. Smettila di spingere quel coso. Una volta persi una mano durante una gara tra navicelle. In questa città arrivano robot da ogni parte, amico mio. Le ho mandato un mazzo enorme di rose meccaniche, ma continua a non parlarmi. Ehi, non hai niente di meglio che spingere quell'affare! Le ho mandato un mazzo enorme di rose meccaniche. Un giorno cadrà la pioggia su tutti gli abitanti. Sai una cosa? Ci sono un sacco di cose utili. In questa città arrivano robot da ogni parte. Non ho mai amato la conversazione. No, preferisco leggere una lettera. Alcuni dei cataloghi che consegno sono davvero L'ultima volta che mi sono fermato a parlare, un robocane mi ha morso. Non crederesti alle cose che alcuni robot ordinano per posta. La posta di Robot City è piuttosto pesante. Sono troppo stanco per parlare. Ciao. Scusa, ma ho fretta. Devo consegnare tutta questa posta. Mi è rimasta della corrispondenza nella borsa. Sarà meglio che corra a consegnarla. L'arte di scrivere è caduta nel dimenticatoio. Forse dovresti buttar giù i tuoi pensieri e poi inviarmeli. Non ho mai amato la conversazione. No, preferisco leggere una lettera. Il mio fidanzato dice di essere arrivato tardi ieri sera perché era inseguito da uno spazzino. Che scusa! Ho bisogno di starmene tranquilla, sai, problemi di salute. Ti prego, lasciami sola. Ho proprio bisogno di una lucidata, scusami. Temo di essere un po' vecchia per te. Ehi, amico, il blu è out. Non sai che ora va di moda il rosa? Scusa, non sei il mio tipo. Il mio fidanzato dice di essere arrivato tardi. Ho proprio bisogno di una lucidità. Aspetto qualcuno migliore. Hai visto il mio cane robot? È così carino. Il mio fidanzato dice di essere arrivato tardi. Ah, temo di aver bisogno di un lifting al viso. Scusa, forse è meglio chiedere a un altro robot.
Vorrei avere qualcosa di interessante da dire. Hai visto il mio cagnolino robot in giro? Si chiama Higgins. Mi sta bene questo potenziamento di colore? Penso che dovrei potenziarmi la linea. Tu che cosa ne dici? Devo sbrigarmi con lo shopping. Ci sono i saldi, lo sai. Non credo di poterti aiutare. Temo di aver bisogno di un lifting al viso. Hai visto il mio cagnolino? Non ti capisco, scusa. Il mio chip per la comprensione è andato in corto stamattina e non ho idea di cosa stai dicendo. Scusa, ho un alitaccio rancido in questo momento. Ho appena mangiato. Meglio che non parli. Un giorno cadrà la pioggia su tutti gli abitanti di questa città. Arrugginirà tutti. Niente riuscirà più a... Ascolta il consiglio di un amico, o perlomeno il mio. Se vedi uno spazzino, corri. Accidenti! Ti eri accorto che è già così tardi? Oh, come passa il tempo! Ehi, amico, se non sai dove andare, chiama la zia Fanny. È sempre pronta ad aiutare i ragazzi come noi. Perché mi guardi in quel modo? Splendida giornata per una passeggiata. Oh, adoro stare all'aperto. Scusa se non posso parlarti, ma ho troppo lavoro da fare. Mi ricordo quando eri ancora un pugno di dadi e bulloni. Io e tua madre siamo così orgogliosi. Sei pronto a visitare Robot City, figliolo? Scusa se non posso parlarti, ma ho troppo lavoro da fare. Mi ricordo quando eri ancora... Mi ricordo quando eri ancora... Non dovrei parlare con gli sconosciuti. Mi spiace, non sono bravo con le conversazioni improvvise. Una bella tazza di olio caldo sarebbe perfetta. Mi spiace, la mia mascella è così arrugginita che non si apre più. Ciao, il prossimo treno è il Robot City Express. I biglietti costano 10 rottami d'oro. Ne vuoi uno? Torna ancora! Ciao, il prossimo treno è il Robot City Express. I biglietti costano 10 rottami d'oro. Ne vuoi uno? Buon viaggio! Nel corso degli anni ci siamo resi conto che a Rodney Rivet Town sarebbe andata stretta. O almeno io lo capii. Ma sua mamma ci mise un po' ad abituarsi all'idea. Sapevo che Rodney si sarebbe dovuto trasferire in città per inseguire il suo sogno di diventare un grande inventore. Ho cercato di aiutarlo in ogni modo, ma è stato difficile vederlo crescere e poi andare per la sua strada.